Ciao ma! Ciao, tutto bene? Ma sì dai, tutto a posto, grazie. Scuola? Ma sì dai, scuola tutto bene, oggi ho preso 7 nell'interrogazione di storia, cioè non vorrei dire ma 7. E quanto ha preso Giovanni? Giovanni ha preso 9. Ah, lui ha preso 9 e tu solo 7? Vabbè dai, ma 7 è modesto come voto, dai mamma. Ma lui avrà studiato di più, sarà impegnato. Sì mamma, lui è il secchio della classe, cioè dai, cosa pretendi? Sì, anche tu devi diventare il secchio della classe, devi superarlo. Hai le capacità ma non le usi. Non esageriamo adesso, non è che la mia vita sociale adesso deve diventare pari a zero, cioè nel senso, un po' meno. Luca, corri in camera a studiare senza pensare. Va bene. Ciao mamma, ciao, tutto amore, bene? Bene, te tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto, grazie. Mamma, oggi ho preso 7. Mamma mia. Ma sei un grande! Wow. Bravo, mio figlioletto! No, sono troppo bravo. Ti avevo imparato un pranzetto. Mamma mia, che brava la mia mamma. Te lo meriti, cioè 7, cioè dico, sei stato bravissimo. E beh, 7. In più ti do la mancia. Pure la mancia, no, vabbè, grazie mamma. Sei la... E oggi volevo uscire? No, guarda, oggi volevamo andare a studiare. Ma no, 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 Luca, devi uscire, vai fuori con la tua ragazza. Ma non è meritatissimo. No, no, vabbè, con la tua crush, escici, ok? Non ti preoccupare, ok? Ok. Dai, bro. Ciao. Ciao, come è andata a scuola? Oggi ho preso 5, mamma. Però ti posso spiegare. Cioè, era molto difficile la verifica. E poi Giovanni ha preso 4. Cioè, dai. Sì, ma a me non mi frega degli altri, scusa. Adesso non esci per una settimana. No, ma per una settimana no, dai. Vai in camera a studiare. Vai. Ciao mammina. Ciao tesoro, cosa c'è? Oggi ho preso 5, dai. Ma dai, non ti preoccupare, recupererai. Tanto l'altro ho preso 7 e la metti a 6. Ragione, però comunque non è giusto. Mi spiace, dai. Non è cattiva. Non ti preoccupare, dai, dai. Comunque oggi esci con i tuoi amici, così non ci pensi più, ti rilassi, ti sfoghi e via, ok? Grazie mamma. Prego tesoro. Dai, hai fatto una bella doccia calda. Bene. Ok, ti preparo la vasca? Sì. Dai, te la preparo subito, ok? Prego. Mamma, io stasera esco. E dove vai? Vado al solito posto con gli amici. E con quali amici? I miei compagni di classe, mamma. I soliti, Con Giorgio che fuma? Vabbè, fuma una sabato sera. Ah, fumavo come un turco, come un turco, una settimana, dai, vabbè. A che ora torni? 10:30. 10. 10:25. 10:15. Va bene, ancora, va benissimo, mamma, va bene, va bene. Ok, ci vediamo dopo. Mandami su WhatsApp la lista delle persone con cui sei. Vabbè, cosa vuoi, pure il codice fiscale adesso. Pure quello. Vabbè dai, ciao mamma. Luca, ricordati di mandarmi la posizione. Vabbè, la posizione adesso, ma perché? Perché sì. È il figlio di tuo figlio, dai. È tuo figlio. Mamma, io stasera esco. Ah, bene, dove vai di bello? Vado con gli amici. Bene, dai, preso tutto? Ah sì. I soldi ce li hai? Soldi a posto, grazie. Però aspetta. Ti do anche questi, almeno. Grazie mamma. Già gelato in più, un gelato. Se ne fosse un po' più di un gelato. Sì, infatti. Va bene, ma posso stare a dormire da Miki? Devi andare a dormire da Miki, scusa, da una vita che non lo vedi, scusami. Grazie mamma. Dormi e torna anche quando vuoi, anche dopo pranzo. Torno forse dopo domani. Sì, va bene, fammi sapere tu. Ok, ok. Ti chiamo, va bene. Divertiti. Ciao bella, buona serata, ciao. Ciao. Ciao mamma. 22:16. Vabbè dai, stavo salutando un mio amico, dai. Chi? Giorgio, quello che fuma? No, non... Ah, stavi fumando? No, non era Giorgio, mamma. Ero giù con Paolo, dai. È un bravo ragazzo. Quello che beve come una spugna. Come una spugna, ho bevuto una volta il chinotto all'oratorio, non so se neanche se sia alcolico, dai. Oh, cosa fai? Ah, puzza di fumo, Va bene, ma perché quando siamo usciti dopo... Con Giorgio? Vabbè, c'era anche Giorgio, ma anche gli altri che fumavano comunque. Ah, una comitiva dei turchi qua. Vabbè, esageriamo, ma ne fumano anche loro una volta a settimana, il sabato sera. E io non fumo e non bevo come una spugna come Paolo. Sei comunque in ritardo, in punizione a fare i compiti. Ma come fare i compiti? Mamma, sono le 10:15 di sera. 10:17. Ciao Max! Ciao tesoro, finalmente ti vedo! Ma sì, che bello che sei! Scusami se non ti ho avvisato che sono stato lì da Miki 2 giorni in più, però vabbè. Ma se ne frega, non ti preoccupare. Ti spiego, eravamo lì a giocare alla play, ma non troppo impegnato, ho detto vabbè dai la chiamo e poi mi sono dimenticato. Ah, bello la play, chi è che ha vinto? Che poi chi ha già vinto? Miki. Mannaggia! Ha vinto Miki come al solito, cosa devo dire, lui è più bravo con delle skill. A FIFA sì. Pazienza. Ma niente, dai, questa volta vincerai tu. Sai cosa potresti fare? Vai. Vai in camera tua, ti alleni alla Playstation, così la prossima volta vinci tu. Mamma, sei la migliore, sei la più brava. Fatti culo. Vado ad allenarmi, dai. Vai, carico. Dai, siamo con te, andiamo. Vai, andiamo. Bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un bel pollicione in su. Sì, mi raccomando. E diteci su Instagram se preferite la mia mamma o la mamma degli altri. Chissà perché diranno tutti la mamma degli altri, perché io sono la più buona. Ringraziamo la Lisa come al solito e la Ceci. Trovate il loro Instagram qui, Zanotti_Lisa e Ceci Official. Esatto, e anche su TikTok. Sì. Io mi trovate come al solito come Luca.official sia su Instagram che su TikTok e anche il nostro regista di fiducia Marco Punto Zanotti in coro che bello sia su Instagram che su TikTok. Perfetto ragazzi, il video si conclude qua, possiamo andare? No. Come no? Sì, invece ne facciamo un altro. No, andiamo. Oh. E ciao belli.